Anna Magnani chiaramente è un faro sia per la cultura italiana e la cultura italiana nel mondo, perché Anna Magnani ci ha regalato l'Oscar, come dire, quindi uso un plurale che ci fa piacere. E nella mia storia personale, Anna Magnani, diciamo che mi accompagna da tempo, mi aiuto a ridire questa sera a No, teatro. non digitale, certo, non Questo, voglio. però stasera quando riceverò il premio, non sono abituata a ricevere questi premi, quindi non ho fatto, Questo può essere uno degli inizi, non è il primo in assoluto. no, i nastri d'argento ci sono stati, ci sono i sacchi d'oro, quindi, ma ogni volta per me è un'emozione, perché quando fai questo lavoro, quando prepari un personaggio, il premio non ci pensi neanche, e si fa un grande lavoro sui personaggi, perché questo mestiere comunque riporta anche tanto in giro per realizzare, per esempio, il film dei Manetti Cross. Siamo stati a Bologna, Trieste, Courmayeur, Milano, tanti mesi con questa carovana, di una troupe meravigliosa. Manetti Cross fanno un cinema di artigianato italiano molto particolare. Questo sono un genere loro Sì, stessi. esatto, proprio il Sono genere manese. un genere loro stessi, e quindi lavorare con loro è stata un'esperienza forte, perché tu entri in una famiglia. E poi c'è questa cosa molto curiosa, per cui i grossi registi sono due fratelli e le sorelle Giussani, che sono coloro che hanno creato Diabolik ed Eva Kat, erano due sorelle italiane che hanno creato questo mito del terrore, con cui noi ci siamo dovuti confrontare dall'inizio. Cioè, i fan sono stati, diciamo, il nostro Sì, terrore. per iscritti, Noi scusate. avevamo il terrore dei fan. E quindi il lavoro che ho voluto fare, io ho sempre lavorato tenendo in mente le sorelle Giussani. Cioè, la mattina mi svegliavo e dicevo: ma questa scena di oggi, cosa avrebbero pensato le sorelle Giussani? E sono state due sorelle, due fratelli, la mia guida nel lavoro, per cui poi ho trovato una strada anche personale nell'interpretazione di Eva Kant, proprio perché andavo dai Manetti la notte e dicevo: ragazzi, secondo me Giussani questa cosa non Non la l'avrebbe proverete, non la direte. ed è stato tutto un lavoro così. Poi ho avuto dei partner comunque in scena, che sono due attori fantastici, che voglio nominare e ringraziare anche loro, Luca Marinelli e Valerio Mastandrea, la scena si condivide. Il nostro è un lavoro di condivisione, è un lavoro in cui si brilla insieme, ed è bello poter dare, imparare. È È uno scambio costante. Quindi quando te l'hanno proposta, la prima reazione, vediamo qual è stata. proposto, la prima reazione è che lo volevo fare. Quindi la prima reazione per me è stata così: ma Eva Kant, devi essere mia. Scusa, Se muo. E poi sì, come dici tu, è un lavoro di dare carne e ossa a un personaggio bidimensionale. Bianco e nero, bianco e ombra, però comunque grafica su carta. Per cui questa tridimensionalità può essere rischiosa, perché può essere fatta di inchiostro, quindi magicistica. Il fumetto sa il comics, ma dal comics ci si aspetta sempre un certo tipo di azione, un certo tipo di non approfondimento psicologico. E invece per me era importante che Eva Kant nascesse e vivesse che fosse un personaggio tridimensionale e profondo anche psicologicamente, che quindi avesse carattere e che quindi si portasse questo essere donna ed essere femminista, rimanendo completamente nella femminilità, perché quella è una cifra che le Giussani hanno voluto che Eva Kant mantenesse. Pensate, molti di voi magari lo sanno, che si sono ispirata a Grace Kelly per ideare questa donna, che però al momento giusto sa colpire, e che non Ci sta un sono. passo indietro al Ci suo uomo, ma che sta gira accanto con poco. grande convinzione. E quindi poi noi dovevamo raccontare una storia d'amore che inizia negli anni 60 e rimane eterna.